Un tartufo gigante all'ingresso del paese di 5 metri quadrati toglierà ogni dubbio ai visitatori sul tema della manifestazione. Una trifola così grande in natura non esiste, ci vorrebbe un escavatore per cavarla e non il vanghetto dei tartufai. E per l'occasione naturalmente sono stati i maestri carristi fanesi Angera e Vasilic a crearlo ad hoc per la manifestazione. Il mega tartufone darà così il benvenuto ai visitatori della seconda manifestazione sul tartufo più antica d'Italia, arrivata alla sua 54esima edizione. Domani alle 15, taglio del nastro alla presenza del sindaco Gianalberto Luzzi e delle massime autorità regionali e provinciali. E poi espositori, commercianti, specialità enogastronomiche saranno l'asse portante attorno al quale ruoteranno i tantissimi eventi collaterali messi nel programma. Sabato, tanto per iniziare col piede giusto, arriveranno i bikers da tutta Italia per uno dei raduni motociclistici più graditi e oltre a loro ci saranno anche le auto d'epoca e vedranno tutti quanti insieme l'inaugurazione della nuova sede del motoclub. Spazio anche ai bambini che saranno assistiti e distratti dai tanti momenti pensati per loro. Cuore della manifestazione, poi, come non citare il Parco Centrale in Piazza Umberto I, dove si terranno presentazioni di libri e lezioni di enogastronomia curate dalla scuola alberghiera di Piobico e dove ci saranno anche i cooking show tanto amati dal pubblico, dove ospite attesissimo quest'anno arriverà il vincitore di MasterChef Italia, Valerio Braschi. Once you leave behind.